Sì, che ci sia stato un salto di qualità non vedo chi mi ha fatto, no, eccolo, un salto di qualità della mafia nei periodi di finanziamento della Cassa di Mezzogiorno, insomma i grandi affari siciliani, diciamo, non c'è dubbio, c'è stata comunque una progressione evolutiva. La mafia nasce come mafia rurale, poi diventa mafia urbana, poi diventa mafia che attinge alle grosse, appunto, contribuzioni pubbliche. Oggi è mafia finanziaria, al quale non si sdegna di attingere contribuzioni pubbliche che oggi sono prevalentemente di fonte europea, di finanziamenti europei, ma nel contempo comunque continua nelle proprie attività tradizionali, dai traffici illeciti di droga, traffico di persone, e così via, affiancate a queste cose, non c'è dubbio. E quanto riguarda poi l'arresto dell'attivante, che ci sia il capo dei capi, non so a chi si riferisse. Non so, diciamo, non so chi sia questo riferimento anonimo a questo capo dei capi che si libererebbe, diciamo, dei capi mafia. Ma comunque, al di là delle battute, e non bisogna neanche rincorrersi troppo nelle dietrologie esasperate. Molti degli arresti dei latitanti di mafia sono, diciamo, arresti assolutamente genuini. Sarebbe anche ingeneroso nei confronti del lavoro delle forze dell'ordine, anche della magistratura, ipotizzare che dietro tutti gli arresti latitanti ci sia qualcuno che li fa intenzionalmente arrestare, anche perché quando pensiamo questo, sotto sotto abbiamo un'idea di invincibilità alla mafia, come se fosse impossibile arrestare i mafiosi se non c'è qualcuno che ce la fa arrestare. Così non è, anche se in qualche caso qualche dubbio è residuato, come è noto, ci sono delle vicende che fanno risultare delle perplessità, in particolare relativamente alla cattura di Riina, alla cattura di Provenzano. Sono rimaste delle zone d'ombra, tuttora ci sono delle indagini, dei processi che speriamo ci consentano di scoprire tutta la verità. Siamo vicini all'orario. Se c'è qualche ulteriore domanda, perché la esauriamo nel giro di 10 minuti. Ancora, diciamo, 3 domande. No, sarò io più breve della risposta, naturalmente, non voglio io. Finito? Vado? Bene. Rapidamente e flash. Quindi, a proposito dei cosiddetti 7-8 ricercati, mentre invece la realtà è più grave, lei ha perfettamente ragione, credo. Il problema è che talvolta sembra che noi abbiamo un dialogo fra sordi, nel senso che, ed è significativo il fatto, se lei confronta le dichiarazioni diciamo, degli uomini politici, in particolare degli uomini di governo, in particolare dei ministri in carica, soprattutto il ministro degli interni Maroni, il ministro della giustizia Alfano, e quella dei magistrati, vedrà che sembra che parliamo di due epoche diverse, perché loro dicono che la mafia è praticamente sconfitta in ginocchio, e noi diciamo che la mafia ancora è florida. Quindi, tranne poter ipotizzare che qualcuno, e non voglio pensarlo assolutamente, che qualcuno di queste parti in causa sia in malafede, dica il falso sapendo di dire il falso, la verità è che noi partiamo da un'idea e una definizione di mafia diversa, cioè abbiamo due idee diverse. Secondo l'idea, diciamo, corrente e prevalente soprattutto nella politica, e in particolare nella politica in questo momento al governo, la mafia è costituita soltanto dai latitanti di mafia, dal Matteo Messina Denaro, che non, per carità, non sto dicendo che Matteo Messina Denaro non sia pericoloso e non sia da arrestare, ovviamente sì, ma la mafia è soltanto quella che spara, la mafia militare, la mafia del racket, la mafia che sta al sud, e così via, mentre quella che noi chiamiamo la mafia finanziaria, la mafia del riciclaggio, quella che si impadronisce di interi settori del commercio e dell'economia è totalmente ignorata e dimenticata. E allora che fare? Mi rendo conto che la situazione è estremamente difficile, anche perché
gli strumenti che noi abbiamo a disposizione sono strumenti adeguati per quella mafia, visto che esiste solo quella mafia, gli strumenti che noi ci vengono dati sono per quello, quindi strumenti in termini di uomini, di mezzi, di strumenti legislativi. Gli strumenti legislativi che noi abbiamo a disposizione per affrontare le indagini più difficili, come quelle sul riciclaggio, eccetera, eccetera, sono del tutto inadeguate. E quindi diciamo che fare? Il che fare è moltiplicare le occasioni in cui si denunciano queste cose, fare sentire la propria voce e sostenere chi, come noi magistrati, sostengono la necessità di incentivare più l'azione su quello che fronte. Sulle intercettazioni e sulla vicenda del dottore Genchi in particolare, anche qui rimando, io faccio la pubblicità, la spot pubblicità dei miei libri, e non solo per mancanza di tempo, nel libro c'è un'altra intercettazione, parlo proprio del caso Genchi. Il caso Genchi a suo tempo, soprattutto quando esplose, grosso modo un anno e mezzo fa, era una vicenda mediatica che venne estremamente strumentalizzata, anche quelli con luoghi comuni e falsità, semplicemente per creare una sorta di scandalo fittizio, per creare ancora una volta l'opinione pubblica più propizia e favorevole all'introduzione della legge sull'intercettazione. Si diceva, il presidente Berlusconi addirittura disse che era lo scandalo più grave della storia della nostra Repubblica. Pensate un po', cioè, l'Italia con tutti gli scandali che ha avuto nella sua storia, le stragi, eccetera, perfino appunto offensivo nei confronti delle vittime di tanti fatti di sangue, ha definito lo scandalo più grave della storia della nostra Repubblica quello di Gioacchino Genchi. E lì si sono dette tante stupidaggini, anche Genchi che avrebbe messo sotto intercettazione Mezza Italia e così via, tutte cose del tutto infondate. Altra cosa va detto, su questo non voglio entrare nel merito, altra cosa riguarda però la vicenda specifica, la vicenda disciplinare, credo che di questa si parli in questi ultimi giorni, la vicenda disciplinare che ha avuto come effetto la sua prima sospensione dal servizio e poi l'estromissione, la vicenda disciplinare avviata dal Ministero dell'Interno che attiene, sul quale comunque il dottore Genchi so che ha fatto ricorso al TAR, che attiene a alcune dichiarazioni pubbliche che il dottore Genchi ha fatto in alcuni convegni. Lì entriamo in un settore delicato, per la verità, perché il dottore Genchi, naturalmente ogni cittadino ha il diritto di dire quello che ritiene. È chiaro che un funzionario di polizia, seppure l'aspettativa, ancora di più di un magistrato, ha determinati limiti per cui non si può frontalmente dire determinate cose di un Presidente del Consiglio, di un Ministro, cose del genere. Questo attiene la vicenda, diciamo, disciplinare. Non sto dicendo che bene si è fatto la destituzione, tra l'altro il dottor Genchi è anche mio amico personale. Dico soltanto che non vanno mischiate le due cose, si è fatta molta mistificazione sul mostro Genchi, sullo scandalo Genchi, altra cosa è quella, la vicenda specifica, diciamo, disciplinare dello sguardo. Ultima, era Matteo Messina Denaro, e che pensa Matteo Messina Denaro? Che certamente è l'ultimo grosso, diciamo, latitante in circolazione, estremamente pericoloso, perché tra l'altro è l'ultimo del gruppo degli stragisti, diciamo così, responsabili della stagione stragista del 92-93, che ancora non è stato arrestato, vicino a Brusca, a Bagarella, poi è stato vicino a Provenzano, era anche prima a Rina, quindi è importante che venga catturato e arrestato. Lui tra l'altro è della provincia di Trapani, la provincia di Trapani è una delle province, diciamo, più difficili, più impermeabili per certi versi, non è un caso che non ci sono quasi del tutto pentiti. Trapani è una provincia, Paolo Borsellino diceva addirittura che forse le origini della mafia, forse la mafia è nata proprio in provincia di Trapani, mentre si parla sempre della provincia di Palermo che è più nota. Non so se questo sia vero, ma certo è che una regione, una provincia più impermeabile, dove per esempio stenta a crescere un movimento antimafia, stenta a crescere l'associazionismo anti-racket, ci sono stati molti fatti in connessione con la massoneria, intrecci mafia, massoneria, servizi segreti. La provincia di Trapani è davvero
non facilmente penetrabile dall'investigazione, e forse anche per questo Messina Andrea Matteo, che sicuramente trascorre la sua latitanza in quella provincia, riesce ad avere maggiori coperture e impunità. Detto questo, se non c'è proprio un'ultimissima domanda. Saviano e Maroni. Saviano e Maroni. Ecco cosa volevo dire. Ovviamente, diciamo, al di là dello specifico, non voglio mai entrare nello specifico delle polemiche. È chiaro che Roberto Saviano ha detto una cosa molto, molto vera, e peraltro risaputa, che ci sia stata una profonda infiltrazione delle organizzazioni mafiose, dell''ndrangheta in particolare al nord, che questa in qualche modo ha riguardato anche movimenti politici che apparentemente dovrebbero essere tutti estranei, come la Lega, ma consideri che, ma questo fa parte anche delle sentenze definitive, che quando nasce la Lega nel 92, sorge dentro Cosa Nostra l'idea di utilizzare e sfruttare il movimento politico della Lega per far crescere anche un leghismo meridionale e sfruttare la vecchia idea indipendentista siciliana, e sono nate delle movimenti di tipo leghista meridionale, certamente create da Cosa Nostra. Sicilia Libera era un movimento che si ispirava all'idea leghista che Brusca e Bagarella, con dei Prestanove, avevano costituito. Brusca ha raccontato che Rina a un certo punto gli venne proposto, quando viene ucciso Salvo Lima e si rompono i rapporti con la Democrazia Cristiana, con la parte della Democrazia Cristiana che costituiva in qualche modo il punto di riferimento per Cosa Nostra, che gli venne proposto di vedere se si potevano intrecciare i rapporti con la Lega Nord. Rina, che dal suo punto di vista ritenne non adeguatamente affidabile, diciamo, senza voler, diciamo, offendere nessuno, questo sono il tipo di dichiarazioni. Detto questo, siamo quasi alle 19:15, devo firmare qualche cosa, firmerò rapidissimo, vi ringrazio a tutti e grazie.